Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Festival Filosofia 2020. Siamo qui con il professor Panarari che questa sera a Sassuolo ci parlerà di cyberpolitica. Professore, quali sono le principali modificazioni che la politica ha subito o sta subendo nell'era del digitale e del virtuale? Le trasformazioni sono tante, stanno diventando sempre più rilevanti. La cyberpolitica la possiamo considerare come il punto di confluenza di una serie di interventi all'interno di una dimensione strettamente tecnologica, per cui i device portatili si diffondono enormemente, le telecomunicazioni avvolgono letteralmente il villaggio globale all'interno di una rete estremamente capillare e i singoli, le persone, ciascuno di noi punta sull'autocomunicazione di se stesso e quindi sull'autorappresentazione. In tutto questo esiste una enorme economicità che consente alla politica di non dover più ricorrere alla cartellonistica o ai grandi spot televisivi, ma di poter essere pervasiva e capillare a costi molto contenuti, con una serie di conseguenze che fanno sì che la propaganda digitale entri in ogni aspetto della nostra vita. Perfetto, ma comunque implica un lavoro fenomenale anche dietro le quinte, nel senso che poi i grandi protagonisti della politica si avvaleranno di tutto uno studio per presentare di nuovo quella che un'epoca, all'epoca era la cartellonistica e oggi è diventata la facciata dei social network o degli smartphone, no? Judith Lazar, una sociologa politica francese, parlava di tre fasi nella trasformazione dell'opinione pubblica e l'ultima, quella della mediatizzazione, prevedeva la costruzione di un gruppo professionale di addetti all'opinione pubblica. Oggi siamo in una fase ancora ulteriore e la professionalizzazione della comunicazione politica prevede per l'appunto la presenza di staff elefantiaci giganteschi. Pensiamo alla campagna formidabile fatta da Barack Obama o a quella ancora di Donald Trump. Si trattava letteralmente di eserciti di comunicazione, di interi piani di grattacieli noleggiati o acquistati per poter piazzare i propri staff. Ecco, in tutto questo esiste anche una formidabile divisione dei ruoli che ha il compito di mutuare tutta una serie di competenze specialistiche che provengono non a caso dall'industria privata e soprattutto dai grandi big digitali per applicarle all'opinione pubblica e alla conquista del consenso. Ecco, certamente l'ethos politico ne ha risentito, nel senso questo grande filtro che si giustappone, un filtro mediatico, una macchina difficilissima e complicata, ma secondo lei invece è possibile in futuro con la ulteriore digitalizzazione un recupero di una certa eticità in politica? Questa è una bella domanda, naturalmente. Per fortuna ci sono filosofi che stanno lavorando in maniera molto attenta sul tema dell'etica all'interno della società digitale e della società dei robot, che è una delle grandi frontiere. Naturalmente in tutto questo c'è una piccola misura che ciascuno di noi nel proprio orticello di casa, diciamo così, deve coltivare, che è lo spirito critico e un approccio illuministico, neoilluministico a quello che si trova di fronte. Viviamo nell'epoca della maggiore possibilità di costruire simulacri, simulazioni, manipolazioni della storia dell'umanità e tutto questo dovrebbe indurci ad essere un po' meno rilassati e al contrario a non fidarci di quello che vediamo immediatamente di primo acchito, perché dietro il fondale in genere c'è altro. Va bene professore, io la ringrazio moltissimo per questo tempo che ci ha dedicato, le auguro una buona lezione e un buon proseguimento di festival. Grazie, grazie a voi.